Perugia, è notte. Amedeo Leopardi, professore di lettere in pensione, è fermo con la sua macchina a un semaforo rosso di via Sette Valli. Improvvisamente, Paolo Braconi, senza rivelare alcunché della trama, si può dire però che da quel momento la vita di Amedeo non sarà più la stessa. Beh, certamente non sarà più la stessa perché questo stop al semaforo rosso cambierà la sua vita. Da pensionato diventerà, diciamo così, un avventuriero, diciamo, implicato profondamente tra sentimenti e nuove professioni, diciamo così. Apparentemente poco politicamente corrette, si direbbe oggi. No, poco legali, diciamo, legato al mondo della prostituzione e della malavita, ma suo malgrado e in gran parte senza che lui di fatto se ne accorga, non completamente almeno. Sì, e suo malgrado verrà rinominato il boss di Bogotà, un boss alquanto improbabile. Gli dovrebbe imitare Anthony Hopkins nel Silenzio degli Innocenti, Marlon Brando nel Padrino, lui invece si troverebbe più a suo agio con Fantozzi. Sì, assolutamente, viene implicato in una vicenda molto più grande di lui e tutto naturalmente per colpa di una donna, della donna che quella famosa sera al semaforo gli chiede aiuto, sale, si infila nella sua macchina e gli cambia la vita per una serie di circostanze improvvise, di incidenti, di morti, di omicidi anche preterintenzionali, direbbe un avvocato, tutto da scoprire, ma assolutamente in forma scherzosa, di commedia, se vuole di farsa, che mette quest'uomo davanti a diverse scelte e in fondo stritolato da una serie di accadimenti, ma il lieto fine è assicurato, diciamo così. Messie Amédée, cioè il boss di Bogotà, e qualche anno fa Tante Marcel, cioè zia Zaira, Mariella Chiarini, e Alain Renaud Fortin è un autore in cui lei si trova a suo agio. Sì, mi piace di quest'autore il fatto che sa introdursi in questi ambienti della mala, con buonismo, anche perché comunque diciamo che i suoi lavori sono molto ricchi di azione, e poi con questo sfondo, tra l'altro, che diciamo la malavita, però i caratteri, i personaggi che si muovono hanno anche una possibilità di redenzione. Tant'è vero che le libellule si redimeranno nel Boss di Bogotà, e anche Tante Marcel aveva questo finale, diciamo, buono, no? Quindi mette insieme Alain Renaud Fortin il divertimento, non trascura la psicologia dei personaggi, anzi, per quel che riguarda il boss, direi che Amedeo è un capolavoro proprio di innocenza anche, no? È un tipo che poteva benissimo essere rappresentato anche da un nostro Carlo Verdone, forse Fantozzi no, ma Carlo Verdone ne avrebbe fatta una bellissima anche caratterizzazione a sketch, voglio dire, ecco, poteva essere una maschera, una di quelle maschere che presentano Carlo Verdone, no? Che presenta Carlo Verdone. E mette insieme, dicevo, divertimento, studio così, delinea il profilo dei personaggi e tanto suspense, azione, suspense, questa è una cosa che il pubblico gradisce.